Ciao amici di Top Plan, Top Land. Allora, volevo iniziare questo video commento di Juventus Milan con una piccola storiella ironica. Allora, ieri ho visto la partita e ho letto il risultato sulla Rai, Juventus 2, Milan 1. Solo che dopo aver sentito la telecronaca della Rai durante la partita, mi sono detto, ma questi avranno sbagliato a scrivere. Volevano scrivere Juventus 1, Milan 2, perché Milan dominato, Milan ha avuto 60 occasioni, la Juve in sofferenza. Poi non è mai stato sottolineato un tiro in porta della Juve. Adesso, vabbè, avranno sbagliato, avremmo perso anche oggi. Allora ho detto, provo a mettere la Telelombardia da Chirico e i milanisti. Vado, giro su Telelombardia e vedo i milanisti contenti. Erano lì che sorridevano, presi, non so, erano gasatissimi. Ho detto, mazza, hanno vinto ancora questi qua, non è possibile. Poi stamattina accendo la tele e leggo che la Juve elimina il Milan. Allora ho detto, ma la Rai e i milanisti, che cavolo di partite vedono? Cosa vedono questi qua? Cosa? Che il primo tempo la Juve l'ha dominato, avrà avuto tipo 6 occasioni, secondo tempo altre 4 occasioni con Mandžukić che si mangia un gol già fatto. Il Milan che cosa ha fatto? Il Milan ha fatto possesso palla, ha fatto un tiro in porta che è il gol, più quella parata di Neto su punizione e quel tiro di Delefoe che era proprio in bocca al portiere, quindi occasione, quella di Mandžukić c'era un'occasione, se faceva quella 3-1 era una casa. E appunto, allora venendo alla partita, dopo questo sfogo ironico, venendo alla partita, dico primo tempo, appunto stradominato dalla Juve, potremmo essere anche 3-0, Milan non pervenuto. Secondo tempo iniziamo come al solito, dormendo, pensando di aver già vinto la partita, e infatti il Milan la riapre con Bacca. E subito dopo espulsione di Locatelli, tra parentesi, il Milan ha fatto una marea di falli bruttissimi, soprattutto su Paulino Dybala. E con l'espulsione di Locatelli pensavo che la Juve mantenesse potesse chiudere la partita e Allegri potesse mettere piazza in modo da sfruttare i contropiedi. Invece anche ieri contropiedi zero, piazza non è entrato, anzi è entrato Alexander a posto di Dybala. Secondo me Alexander è stato uno dei peggiori perché è entrato in campo facendo subito falli. E quindi niente, dobbiamo migliorare sul secondo tempo perché non è possibile che ogni partita, secondo tempo, la Juventus sparisca. Che appunto in Champions League una cosa così può essere anche brutta perché prendendo un gol all'andata poi c'è anche il ritorno. Migliore in campo Dybala, finché non è uscito per la botta. E poi Asamoah ha giocato una gran bella partita. Quadrado, Pjanic, un po' in sofferenza Barzagli, male Alessandro, poi per il resto tutti sufficienti. Niente, meno male, finalmente siamo riusciti a battere Milan perché non ne potevo più. Adesso domenica a testa al Sassuolo, sarà una partita abbastanza difficile anche perché saremo stanchi. Niente, vi saluto e fino alla fine, forza Juventus! E volevo dire una cosa veloce. E signori milanisti, loro a San Siro hanno vinto con un tiro in porta ed erano gasati. Quindi adesso siamo gasati noi che abbiamo vinto, come dicono loro, soffrendo. E poi volevo chiederti un'ultimissima cosa, Marcello, secondo te cosa significa di Paulino Dybala?